a tutti ragazzi, ciao, come state? Bene? Mi fa molto piacere. Allora, oggi andiamo a fare il couscous. Andiamo in Oriente, ragazzi, così ogni tanto facciamo su, giù, di fianco, di traverso, così viaggiamo per il mondo, naturalmente. Allora, andiamo a fare il couscous. Andiamo con gli ingredienti. Allora, abbiamo noce moscata, pepe, curcuma, cannella, paprika, curry, olio, sale, couscous e mais, che direte voi cosa c'entra? Mi piace a me, pomodori, melanzana, zucchina, cipolla di Tropea, fagiolini appena scottati, rametto di origano fresco, ci sono anche i fiori. Basilico appena raccolto, tutto appena raccolto, fagiolini, tutto appena raccolto, ragazzi. E parmigiano che non l'abbiamo raccolto, ma è fresco a scaglie. Tutto quello tranne alcune cose sono tutte appena raccolte dal nostro orto, naturalmente. Andiamo col procedimento, va bene? Allora, ci sono 300 grammi di couscous. Naturalmente questo è precotto, eh? E 300 grammi di acqua. Quindi dovete fare 300 grammi di couscous, 300 grammi di acqua. Andiamo a mettere l'acqua dentro il nostro tegamino, così. E andiamo a mettere tutte le nostre spezie. Iniziamo, io inizio dalla cannella, appena un pizzico, ragazzi. Andiamo col nostro curry. Così, gli mettiamo un pizzichino di sale, andiamo a mettere la paprika dolce, andiamo a mettere la curcuma, questo fa un profumo inebriante, ragazzi. Andiamo a mettere la nostra curcuma, questa gliene metto un po' di più perché mi piace. E poi andiamo a mettere un pizzico di pepe appena e la nostra noce moscata. Ok, andiamo a far bollire la nostra acqua aromatizzata. Allora, nel frattempo che la nostra acqua aromatizzata bolle, quando una volta che bolle, mettiamo giù il nostro, spegniamo e mettiamo giù il nostro couscous. E lo lasciamo imbombare nell'acqua, nella sua acqua, va bene? Ok, nel frattempo andiamo ad aggiungere nel nostro tegame olio extravergine d'oliva, così. Andiamo a tagliare la nostra cipolla di Tropea, così. Andiamo a mettere nel tegame che la facciamo appassire. Ok, via. Intanto che la cipolla appassisce, vado a tagliare le zucchine che dopo le andiamo a mettere vicino alla cipolla. Allora, io le zucchine le ho tagliate prima per il lungo, poi dopo naturalmente voi potete fare come volete. Le ho tagliate sia per il lungo, adesso li taglio trasversali, che viene tipo forma di bastoncino, diciamo, via, così. Vado, finisco di tagliarli. Dopo voi, se vi piace, li potete tagliare a rondelline, come volete, a quadretti, come a vostro piacimento, a vostro piacimento. Tagliare anche la melanzana, fra un po' volava via tutto. Allora, vado a tagliare la melanzana, anche questa faccio lo stesso, vedete? Lo stesso taglio, così. Ragazzi, la nostra acqua bolle, vedete? Lo vado a spegnere. E vado ad aggiungere il couscous.
così, lo vado a girare con un cucchiaio, così, e lo lascio stare qui, in modo che il couscous si imbomba si imbomba d'acqua praticamente. Lo lascio così e vado avanti a fare le altre cose. Qui la nostra cipolla si è rosolata, vado a mettere le melanzane così e le faccio rosolare. Gli vado a mettere un pochettino di sale e pepe. Faccio rosolare un attimino questo, perché la melanzana ci vuole un po' più che la zucchina a cuocere, quindi la lascio appassire un pochettino. Intanto vado a tagliare il pomodoro così. Allora, sempre dello stesso verso. Ok. Così. Allora, ho messo anche il mais. Vado a mettere l'origano. Così. E le foglioline di basilico che li vado a tagliuzzare. Così, li prendo per bene e lo vado a tagliuzzare. Allora, lo vado a mettere insieme, prendo fagiolini, così, e li vado a tagliare anche quelli. Allora, i nostri fagiolini precotti, come ho detto prima, li mettiamo dentro, così. Vado a mettere anche le zucchine insieme alle melanzane. Vado a mettere le zucchine così e li faccio rosolare per bene. Nel frattempo metto il couscous dentro ad una ciotola. Adesso vi si attaccherà un pochettino, perché è normale che si attacchi un po' alle pareti, ma non succede niente, perché adesso lo andiamo a staccare, va bene? Così. Voi dopo, con un cucchiaio, adesso metteremo un filino di olio extravergine d'oliva e con un cucchiaio lo andrete a staccare. Allora, io un po' l'ho sgranato. Naturalmente, adesso ho fatto una cosa, lo fate raffreddare, come fate a raffreddare anche le zucchine con le melanzane. Una volta raffreddato, uniamo tutti gli altri ingredienti. Adesso qui vado a mescolare tutto, gli vado a mettere un pochettino di sale, un po' di pepe, così. Aggiungiamo un altro pochettino di olio. Così, e vado a mischiare il tutto e lo lascio da una parte. Quando il tutto si sarà raffreddato, il nostro couscous si sarà raffreddato, uniamo tutto. Ci vediamo dopo. Vado a fare il nostro piatto così. Voilà. Un po' di scagliette. E il nostro piatto, signori, è pronto, eh? E adesso noi ce lo andiamo a pappare tutto, va bene? Un abbraccio forte, ciao, ciao!